Allora Renzo, stasera Fiorentina-Juventus, partita attesissima, come te la immagini? Attesissima e bellissima, credo da parte di tutte e due le squadre, un'atmosfera particolare dove sarà importante la tecnica, ma saranno importanti anche le motivazioni, i sentimenti che attraverseranno questa partita. Una partita non facile da leggere, perché quando non è solo tecnica, ma ci sono anche tante altre cose, è un po' più complicata, però sarà divertentissima. Equilibrata anche? Ma non lo so, bisogna vedere, le partite hanno sempre un filo che non si sa mai come si dipana, e magari una squadra segna subito, non si riesce a capire. Due squadre credo che l'abbiamo preparata al massimo, squadre che ci tengano, quindi credo bella, credo che varrà la pena andare allo stadio. Mister, lei ci crede a Conte che dice che l'habitat della Juventus è la Champions e sembra quasi snobbarla sta partita e sta Coppa? No, non credo che sia un discorso così per far calare un pochino la tensione anche ai suoi giocatori, che sono sempre, li tiene sempre sotto stress. Non credo che sia così. La Juve farà la partita come è abituata, di grande intensità, cercando di prevalere. Mister, anche la sfida tra il primo e il secondo classificato, tra i mister della panchina d'oro. Sono arrivati molto vicini però, e quindi vuol dire che Montella ha fatto un gran salto nella considerazione dei colleghi, perché la panchina non è che nasce dal settore tecnico, la panchina d'oro, ma nasce da voti che danno i loro colleghi, quindi essere arrivati come è arrivato Montella in così poco tempo, credo che sia importante.